Lighting test. Buongiorno, buongiorno a tutti. È sempre importante iniziare la giornata con una tazza di caffè, anche se in verità questa è la mia seconda tazza di caffè. È un attimo perché i faretti stanno morendo, per cui devo un attimino rivedere le impostazioni della mia fotocamera. Direi che così va bene, ok, possiamo mettere a fuoco e possiamo partire. Voilà, ribongiorno ragazzi, dico ribongiorno perché in verità ho appena terminato di registrare un altro video nel quale bevevo un'altra tazza di caffè. Questa è la seconda, ne sentivo il bisogno per poter partire, per potermi avviare. Prima non ero sufficientemente avviato. Comunque ho fatto la solita poracciata da youtuber, cioè mi sono cambiato la maglietta così da far sembrare che abbia girato i video in momenti diversi, dato che voi li vedrete in giornate diverse. Ma bando alle ciance perché questo sarà un video chiacchiericcio potenzialmente piuttosto lungo. Non lo so perché non me lo sono pensato, ma avevo voglia di farlo per riportare in auge una rubrica che avevo inaugurato all'inizio dell'anno, se non ricordo male, ma che poi, come al solito, avevo abbandonato. Perché io sono così, no? Parto sempre con grande entusiasmo. Mi vengono delle idee che trovo sempre interessanti e verso le quali soprattutto ho voglia di impegnarmi, ma poi non appena subentra qualche elemento, qualche avvenimento nella mia vita capace di, insomma, di turbarmi o comunque di smorzare il mio entusiasmo, lascio perdere. E questo è uno dei motivi per i quali YouTube puntualmente, dopo qualche mese di attività, salta per mesi e mesi. In questo periodo sono un po' più in vena, come avrete notato. Non dico che sia un periodo esattamente sereno, perché questo 2018 è stato molto molto strano. Sono curioso di capire come andrà a finire. Cioè, è incredibile, sti faretti si stanno scoppiando, ragazzi. Dicevo, voglio riprendere in mano questa rubrica del Vi è mai capitato? Una rubrica nella quale, episodio per episodio, vi racconto determinati avvenimenti particolari che mi siano accaduti, dunque che abbia conosciuto personalmente. E poi domando a voi se vi sia mai capitato qualcosa del genere. Lo scopo ovviamente è confrontarsi su particolari situazioni, tematiche, insomma, alla base di tutto per me vi è sempre il confronto. Ecco, talvolta, come già vi avevo detto nel video introduttivo, si tratterà di argomenti leggeri, divertenti, talvolta un pochettino più importanti, diciamo riflessivi, delicati. A questo giro, diciamo, siamo sul leggero, anche un po' sul fastidioso, perché vi domando se vi sia mai capitato di prestare dei soldi, abbastanza soldi, poi il tutto è relativo alle vostre tasche, per capirci. Nel mio caso si tratta di 250 euro, quindi non pochissimo per le mie tasche. Dicevo, vi domando se vi sia mai capitato di prestare dei soldi a un amico o a un collega di lavoro, come nel mio caso, per poi non solo non riaverli indietro, ma assistere anche alla sparizione dall'universo di questa persona. Vi è mai successo? A me purtroppo sì, diversamente non sarei qua e ora vi racconto com'è andata. Può essere che modificherò leggermente il racconto per questioni, insomma, di privacy, ok? Perché lo scopo non è sputtanare qualcuno, è semplicemente raccontarvi l'episodio. Quindi ci potrebbe essere qualche differenza, qualche discrepanza con la realtà che però saprò solo io, ma il succo comunque resterà quello. Il tutto è avvenuto non molto tempo fa, circa un anno fa. Agosto 2017, se non ricordo male, io mi trovavo a lavoro. E ad un certo punto sul posto di lavoro arrivò una telefonata, ok? Non fui io a rispondere, ma a rispondere fu la collega che era intorno con me, un'educatrice, un'operatrice. E al telefono era questo collega che tra l'altro aveva frequentato l'università insieme a me, quindi un ragazzo che ha più o meno la metà, qualche anno in meno, che conoscevo già dai tempi dell'università. C'era un anno accademico di differenza, ma comunque ci conoscevamo, insomma, di vista, ok?
Ed è un mio collega, ha fatto il mio stesso identico percorso universitario, fa il mio stesso lavoro. E tra l'altro aveva lavorato nel posto dove lavoravo io in quel momento e dove lavoro anche tuttora. Insomma, questa persona chiama e chiede di me. Io rispondo, mi fa delle domande di circostanza, come va, come non va. Inizia a parlarmi della sua liquidazione, già lì non capivo quale fosse il punto, non capivo perché mi stesse domandando ciò. Mi fa alcune domande sulla coordinatrice che in quel momento non era presente e la telefonata va a morire. Passa qualche ora e questa persona richiama, chiede nuovamente di parlare con me e questa volta mi domanda in maniera piuttosto diretta, anzi no, scusate. Prima di domandarmi in maniera piuttosto diretta, mi dice che sta affrontando un periodo difficile perché si aspettava che gli arrivassero molti più soldi della liquidazione, questi soldi invece non gli sono arrivati. Era piuttosto disperato e mentre mi raccontava questo avevo già capito dove stava andando a parare, ok? Cioè, evidente. E ad un certo punto mi chiede in maniera piuttosto esplicita se avessi modo di prestargli 250 euro. Sostenendo di sentirsi piuttosto imbarazzato per, insomma, essersi ridotto a dovergli chiedere a me, col quale comunque non è che avesse tutta questa confidenza, e infatti è vero, cioè è una persona che sì, conoscevo dai tempi dell'università, ma non è che fossimo mai stati amici, cioè non eravamo neanche mai usciti insieme, voglio dire, non eravamo assolutamente in confidenza, era una persona che se vedevo per la strada salutavo, magari mi ci fermavo a parlare, ma niente di più, quindi effettivamente se io mi fossi trovato nella sua situazione sarei stato molto in imbarazzo a chiedere un prestito, tra l'altro non parliamo di 20 euro, okay? 250 euro non sono pochissimi, a una persona con la quale avessi così poca confidenza. E dico la verità, sono rimasto perplesso o basito, cioè non me l'aspettavo, non me l'aspettavo assolutamente. In quel momento, subito dopo lo stupore è subentrato un senso di non pena, perché pena mi sembra eccessivo, però di disagio. Perché ho pensato, caspita, se arriva a chiedermi dei soldi in maniera così brutale, diretta, deve essere veramente nella cacca questo ragazzo. Perché poi ognuno di noi è diverso, ognuno ha il proprio carattere. Io personalmente ho avuto dei periodi molto difficili economicamente nella mia vita e soprattutto, insomma, negli ultimi periodi dell'università, che tra l'altro è anche quando c'è stata la crisi, io comunque non lavoravo, quindi ero totalmente a carico di mia madre e insomma, le spese si potevano fare in maniera proprio contata, bisognava stare attenti, quindi so che cosa significa dover stare attenti a ciò che si compra e non avere soldi per levarsi qualche sfizio. Più o meno ci saremmo passati tutti, credo. Però ecco, personalmente non, per quello che è il mio carattere, dubito che sarei mai arrivato a fare una richiesta del genere a una persona pressoché sconosciuta o comunque che conoscessi insomma di vista così poco, perché per quello che è il mio carattere non mi sarei sentito a mio agio. Proiettato questo mio modo di vedere, di vivere su di lui e ho dedotto che era veramente alla frutta, era veramente disperato, tant'è che per telefono mi diceva di aver già chiesto a tutti i suoi amici, ai suoi genitori, questo avrebbe dovuto farmi suonare un campanellino d'allarme, in verità, e che non sapeva come fare perché nessuno poteva aiutarlo. In quel momento non so bene che cosa mi sia passato per la testa, cioè in realtà lo so, è che mi rendo conto di essere stato veramente stupido. Mi sono detto, ok, è strano ciò che sta accadendo, però deve essere veramente messo male. Io economicamente in questo momento sono abbastanza tranquillo perché mi trovavo nella fase di transizione lavorativa, in quel momento stavo facendo due lavori, in più era estate, quindi il lavoro che ho lasciato, da cui mi sono licenziato, in quel momento stava fruttando molto perché c'era molta clientela, per cui diciamo la verità, in quel momento stavo guadagnando molto bene, ok? Per cui effettivamente prestare 250 euro in quel momento per me non era tutta questa gran cosa.
non fraintendete, non che fosse come fare 5 euro di benzina, ok? Cioè 250 euro sono 250 euro, però per capirci, non è che non arrivavo a fine, non è che non sarei arrivato a fine mese se avessi prestato 250 euro, non mi cambiava nulla nel breve periodo in quel momento. E poi comunque si trattava di un prestito, questa persona per telefono continuava a ripetermi che a settembre, non appena insomma avesse preso lo stipendio dal suo nuovo lavoro, me li avrebbe immediatamente restituiti, anche con gli interessi tra l'altro, perché ricordo benissimo che per telefono mi disse: guarda, te li ridarò subito, ti darò anche qualcosa in più per ringraziarti del tuo disturbo. E ricordo benissimo di avergli detto: ma no, guarda, non serve che tu mi dia di più. A settembre, quando puoi ridarmi i miei contatti, mi li dai e va bene così. Quindi accettai, acconsentì a fargli questo prestito, sebbene percepissi qualcosa di strano perché la situazione era particolare, ma decisi di attribuire il tutto a una reale difficoltà economica che stesse vivendo questo ragazzo che comunque conoscevo di vista, e quindi decisi di darglieli. Anche in funzione del fatto che effettivamente in quel momento separarmi da 250 euro non mi cambiava la vita, mi sarei sentito più a disagio a dirgli di no. Ecco, mettiamola così. E glieli diedi subito, cioè, nel senso, gli dissi: guarda, io finisco di lavorare all'8:30, ora dietro non li ho, se vuoi ci vediamo in questo punto qua, non serve che specifichi, ritiri i soldi dal bancomat e te li do. Ed è andata così, ok? È andata così, ci trovavamo più o meno a inizio agosto, passano i giorni, passano le settimane, e insomma, per farvela breve, arriviamo a settembre. 1° settembre, 2 settembre, 3 settembre, 4 settembre, non giunge alcun messaggio, alcuna chiamata da questa persona, però insomma, aspetto a farmi sentire, ok? Non mi andava di fare quello che subito, appena se arriva la scadenza, subito ti contatta per dire: uè, ridammi i soldi. Mi sembrava brutto, sarebbe stato giustissimo, ok? Assolutamente lecito. Sentite questi tuoni? Boh. Però insomma, decisi di dargli qualche giorno. Poi a un certo punto arriviamo verso il 10 settembre. Al che dico: ma ascolta, aspetta un attimo, quando tu mi hai chiesto i soldi io te li ho dati immediatamente, tu mi avevi detto che non appena fossimo arrivati a settembre me li avresti restituiti, addirittura con gli interessi, ora siamo al 10 settembre e ancora non ti sei fatto sentire? Magari è il caso che ti chiami. Provai a chiamarlo, telefono spento, e provai diverse volte a chiamarlo, ok, sempre spento, al che gli scrissi un messaggio. Perché pensai: almeno quando accenderà questo telefono lo leggerà. E già lì sentivo una puzza di merda incredibile, ragazzi. Ok? Devo dire però che dopo un paio di giorni al messaggio effettivamente ha risposto. Ha risposto scusandosi, che si ricordava di dovermi dare i soldi, e mi dava proprio appuntamento. Ok? O meglio, mi diceva: guarda, ti richiamo in giornata e ci mettiamo d'accordo. E dopo avermi scritto questo messaggio, se non ricordo male, mi aveva anche telefonato per dirmi: guarda, ora vado in banca e in giornata ci risentiamo. Al che pensai: ok, va bene. In giornata non mi ha richiamato, ok? Non mi ha richiamato, quindi non ci siamo visti. Poi io nel frattempo lavoravo, quindi avevo anche altre cose per la testa. Faccio passare un altro paio di giorni, lo richiamo, mi risponde, inventa una qualche scusa, non mi ricordo, e mi dice nuovamente: guarda, in giornata ti richiamo e così ci mettiamo d'accordo e ti do i soldi. Indovinate un po', neanche a questo giro mi richiama. Al che mi scazzo, sinceramente, non tanto per i 250 euro, perché ovviamente li avrei voluti indietro, ma mi scazzo più che altro per la presa per il culo. Cioè, era quella ed è tuttora quella a darmi fastidio, non tanto l'aver perso 250 euro, ok? Perché alla fine, cioè, alla fine sono soldi. Sono importanti, ma al tempo stesso non lo sono. Cioè, sono soldi, cazzo, ok? Cioè, i rapporti umani, per quanto superficiali, secondo me sono più importanti. Secondo me è più importante essere sinceri e non prendere per il culo la gente. Avrei preferito mi avesse detto: guarda, sono
So che ti avevo detto te li avrei restituiti, la verità è che sono nella merda, io questi soldi da ridarteli, al momento non li ho. Mi avesse detto questo, mi sarebbero comunque girati i coglioni perché gli accordi vanno rispettati. Però avrei capito, ok? Mi sarei infastidito molto meno. Invece no, questa persona ha continuato a prendermi per il culo, non mi ha richiamato, poi è capitato di incontrarla, questa persona, proprio in giro per la città. Perché, non so se ve lo ricordate, fece anche un vlog in proposito, ci fu un concorso al quale partecipò anche questa persona e quindi la incontrai. E insomma, non è che potesse far finta di non vedermi, ok? Ci fermammo a scambiare quattro chiacchiere e senza che io sollevassi l'argomento, fu proprio lui, questa persona, a ritirarlo in ballo. Inventando prontamente nuove scuse, mi disse addirittura di essere stato all'ospedale per dei problemi di salute, che aveva avuto delle difficoltà familiari allucinanti. Io lo ascoltavo così, e dentro di me pensavo: ascolta, smettila, ti prego, cioè non inventare cazzate. Cosa che non gli dissi nemmeno perché mi resi conto effettivamente che era inutile dialogare con questa persona, cioè mi resi conto di aver commesso un errore alla base, e cioè di dar fiducia a questa persona, di pensare che fosse una persona affidabile, quando invece evidentemente non lo era, perché seguitava a inventare delle palle estremamente articolate, inutili. Cioè era una presa per il culo su presa per il culo, non so come dirvi. Per cui in quel momento non mi interessava neanche lottare per avere i miei soldi, mi interessava soltanto che questa persona mi lasciasse stare. Cioè mi dava proprio fastidio come continuasse a parlarmi e raccontandomi cazzate, ok? Cioè piuttosto fai finta di non vedermi, vi giuro, è strano. Ho la tapparella tirata giù, quindi non posso vedere, ma i suoni sono abbastanza chiari. Nel senso, lascia perdere, ok? Cioè, smettila. Piantala di prendere per il culo in questo modo, cazzo. E insomma, poi non l'ho più vista questa persona. Io non l'ho più cercata perché ad un certo punto, quando mi sono reso conto che mi stava prendendo per il culo proprio in maniera anche imbarazzante, ma imbarazzante per lui, perché proprio no dignity, ok? Cioè zero dignità in tutto ciò. Ho provato un disagio, una vergogna, ma non per me stesso, cioè, ovviamente sono stato un coglione a fidarmi e a prestargli soldi, questo non c'è dubbio. Ma ho provato proprio disagio, imbarazzo per lui, per come una persona possa ridursi a inventare delle palle così clamorose, no? In maniera proprio così spudorata. E poi nel frattempo, perché per finire la racconto in bellezza, ragazzi, nel frattempo ho scoperto che questa persona aveva disseminato tutta una serie di debiti incredibili in giro. Debiti con altri miei colleghi di lavoro, debiti sul posto di lavoro, debiti dal carrozziere, debiti in un centro fisioterapico, tutte cose che sono uscite fuori nel tempo e che ovviamente se avessi saputo nel momento in cui mi aveva chiesto i soldi, ovviamente non gliel'avrei mai prestato i soldi se sapevo che questo tizio aveva chiesto i soldi praticamente a chiunque lasciando debiti ovunque. E devo dire che ancora adesso sul posto di lavoro lo cercano delle persone, avvocati, insomma, di tutto e di più. Ancora pochi giorni fa, a distanza di un anno, ho ricevuto a lavoro una telefonata del genere, di persone che lo cercano. Non dicono il motivo per cui lo cercano, e io non lo chiedo perché comunque non mi riguardo e mi limito a dire che questa persona non lavora più lì. Però viene abbastanza automatico constatare, immaginare che la ragione sia economica, considerando come si è comportato con me, considerando come si è comportato con molti altri colleghi, considerando come si è comportato con altre persone con le quali so ha lasciato dei debiti perché per le circostanze lo sono, per circostanze che ora non sto a raccontarvi, sono venuto a saperlo.
Quindi questo è il mio racconto. Ho prestato 250 euro a una persona che non solo non me li ha restituiti, ma è sparita e prima di sparire mi ha raccontato una sequela di palle su palle per giustificare il come e il perché non mi avesse ancora restituito i soldi. A voi è mai capitata una cosa del genere? Sì, no? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi anche sapere se volete commentare questa cosa che è capitata a me. Siete liberi di dirmi che sono stato un coglione, un ingenuo, perché è la verità, lo so benissimo, ma nonostante la vita continui a incularmi, spesso e volentieri io ho ancora un atteggiamento propositivo nei confronti delle persone. E questo è uno sbaglio. È uno sbaglio perché la vita continua a dimostrarmi che sbaglio, che dovrei essere più stronzo. E se per certi versi mi sono fatto furbo, per altri mi rendo conto di no, mi rendo conto di essere troppo disponibile, troppo gentile. E questo è sbagliato, purtroppo più gli anni passano più mi convinco che si debba essere stronzi. È così. Vabbè ragazzi, per questo video è tutto. Vi do un saluto, aspetto i vostri commenti. Ciao!